cui c'è qualcuno che, dopo tanti morti, dopo tanto spargimento di sangue, pensa che il fascismo sia un'opinione e non un crimine, e allora penso che il ruolo della CGIL, il ruolo vostro, sia ancora più fondamentale nella società odierna. Vi ringrazio per quello che fate. Qualcuno ha detto che i sindacati nel 2020 non abbiano più, come dire, non abbiano più interesse ad esistere. Io spero che i sindacati invece siano sempre più ascoltati per le attività che fanno. Sono orgoglioso di essere qui, per Giuseppe Di Vittorio ovviamente, per l'aula consiliare in cui ci troviamo. Guardate, io non ci voglio girare attorno, questo è un comune sciolto per mafia. Lo diceva ovviamente prima Antonio. Guardate che lo scioglimento di un comune per mafia, che è sicuramente uno shock, un trauma per una comunità e collettività. Guardate, io ne ho vissuti quattro in prima persona, anche scrivendoci ogni giorno. Ogni comune sciolto per mafia, la comunità, o meglio la politica, ha cercato di chiamare alle armi l'intera comunità, dicendo che lo scioglimento per mafia significa che tutti i cittadini di questa straordinaria città siano mafiosi. Non è assolutamente così. Vi prego, sgomberiamo il campo da questo equivoco. Perché se noi pensiamo che sciogliere un comune per mafia significa che tutti i cittadini di Cerignola siano mafiosi, abbiamo fatto il regalo più grande alla mafia. Lo abbiamo fatto e non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere perché voi vivete, noi viviamo un problema che è oggettivo. La mafia del Gargano, questo territorio, è fortemente infiltrato dalle attività mafiose. E non possiamo mettere la testa sotto la tabbia, perché mettere la testa sotto la tabbia significa fare ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Vedete, noi siamo in un paese in cui crolla il ponte di Genova e andiamo a controllare tutti i ponti. Noi ci dobbiamo pensare prima che crolli il ponte di Genova, non quando crolla il ponte di Genova. Ora io penso che questa comunità abbia una straordinaria opportunità, e lo voglio dire guardando il bicchiere mezzo pieno, e lo voglio dire nel pensiero positivo che aveva Di Vittorio. Noi ancora oggi parliamo della questione meridionale, allora le cose sono due: Di Vittorio era certamente un uomo illuminato, ma cosa si è fatto in tutti questi anni per risolvere il problema, visto che ancora parliamo di questione meridionale e visto che ancora siamo assolutamente indietro? Probabilmente, io l'ho scritto, l'ho visto nelle mie chiese giornalistiche, se noi conteniamo interi territori da un lato alla criminalità organizzata e dall'altro lato, scusatemi, a politici di turno che fanno una politica clientelare e usano il lavoro come riserva di caccia nelle elezioni, e allora abbiamo fatto il più grande regalo alle mafie. Perché guardate, dentro delle mafie c'è soltanto una cosa, che è la cultura mafiosa. Vedete, se sciolgo nel comune, un comune, qualsiasi esso sia, e il sindaco inizia a urlare al complotto contro il ministro, contro il prefetto, contro il capitano dei carabinieri, abbiamo fatto un regalo alle mafie. E questo deve essere chiaro. E credetemi, non sto parlando dello specifico, sto parlando del sistema globale, perché è sempre la stessa narrazione. Poi ovviamente c'è un problema, poi ovviamente c'è un problema in relazione agli scioglimenti dei consigli comunali. Questa legge dovrebbe essere assolutamente rivista, ritoccata. È impossibile che si colpisce la politica, ad esempio, non si colpisce la burocrazia. Io ho visto che in tantissimi comuni sciolti per mafia il problema non era il politico, ma era l'amministratore, era il tecnico, no? E però il tecnico tu non lo puoi cambiare, invece colpisci solo e unicamente l'amministratore. Ora, quindi, qual è il segnale che bisogna dare, secondo me, molto umilmente? È il segnale di guardare il bicchiere mezzo pieno.
puntare sul lavoro, quando diciamo il lavoro è il miglior antidoto insieme alla cultura, alle mafie, stiamo dicendo una cosa ovvia che però oggi probabilmente va ribadita, perché non c'è bisogno di una manciata di soldi da dare a chi non lavora, c'è bisogno di dare il lavoro, perché il lavoro è lo sviluppo, e lo sviluppo è la migliore arma contro le mafie. E però questo è da un lato certamente un problema che riguarda la collettività, lo si diceva prima. Se si mette la testa sotto la sabbia, se gli imprenditori non denunciano, se gli imprenditori non fanno squadra, se gli imprenditori non capiscono che sono il fulcro, perché oggi chi fa impresa e chi lavora in quell'impresa, probabilmente ci vorrebbe un nuovo patto generazionale, perché se non si capisce che siamo tutti dallo stesso lato, abbiamo fatto un buco nell'acqua, e però anche le istituzioni nazionali non possono abbandonare questo territorio. Non si può lasciare all'ottimo prefetto o allo straordinario capitano dei carabinieri o commissario della polizia l'idea che questo problema va assolutamente sconfitto con la repressione. Ci vuole, come veniva detta prima, la prevenzione, e ci vogliono delle politiche mirate a risolvere il problema. Guardate, noi siamo in un paese, e uso il condizionale solo perché non è passato in giudicato, in cui pezzi dello Stato hanno trattato con la mafia, hanno rovinato un'intera immagine del nostro paese. Quando si pensa alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, alla Campania, si pensa alle mafie, e invece dovremmo ricordare che ci sono persone come Di Vittorio, ci sono persone come Falcone e Borsellino, ci sono donne e uomini che hanno perso la vita semplicemente per un concetto di legalità. Io vedo troppo spesso piangere quando muore un agente di polizia. Ma cosa facciamo per dare i mezzi a queste donne e a questi uomini? Non bastano le felpe con scritto polizia per aiutare le forze dell'ordine. Bravo. Non bastano assolutamente. Il lavoro. Io inizio il mio libro con il lavoro. C'è qualcuno che dice aiutiamoli a casa loro. Bene, sappiate che queste persone ci aiutano a casa nostra. Perché se il pomodoro, la frutta, la verdura arrivano sulle nostre tavole, è per il sudore della fronte di queste donne. E noi lo dobbiamo dire, lo dobbiamo spiegare. Questo è un problema che riguarda il giornalismo, ad esempio. Perché se noi non narriamo bene i fatti, abbiamo combinato, mi permettete la volgarità della frase, un casino. Un casino. Noi abbiamo creato un'emergenza immigrazione, attenzione, non l'ha creata il ministro uscente, ma l'ha creata il ministro di un governo che doveva essere vicino alle nostre o alle vostre idee politiche. E quindi se noi diciamo che c'è un'emergenza immigrazione in questo paese, stiamo dimenticando che l'emergenza in questo paese sono le mafie, che l'emergenza in questo paese è chi ci toglie il presente oltre che il futuro. Noi continuiamo a dire nelle scuole che i ragazzi sono il futuro di questo paese. Assolutamente no, i ragazzi sono il presente di questo paese, perché se noi gli stiamo togliendo, se noi gli togliamo la responsabilità, e la responsabilità è oggi, se noi abbiamo sempre l'idea di creare degli eroi, e chiudo, Attilio, perdonami, e noi non abbiamo bisogno di punti di riferimento, abbiamo già Di Vittorio come punto di riferimento. Non creiamo eroi, abbiamo bisogno di cittadini che facciano semplicemente il proprio dovere. E concludo con un episodio che vi racconto e che vi affido. Anzi, con due, il primo riguarda un ex sindaco, non tantissimo lontano da qui, di Ostuni, a cui appena qualche giorno fa hanno sparato un colpo sulla macchina e due colpi di fucile sull'abitazione. Io questa notizia non l'ho vista sulle prime pagine dei giornali nazionali, e questo è un problema, perché se noi non ci indigniamo più rispetto ad episodi di questo genere, stiamo facendo il più grande regalo alle mafie. Altro che scioglimenti di comuni, sono le nostre coscienze che si sono intorbidite. E concludo citando un episodio di due ragazzini, Alessio e Simone. Avrete tutti sentito i due bimbi uccisi a Vittoria l'11 dello scorso luglio. Bene, appena poche settimane fa si è compreso, e si lega molto a quello che diceva Antonio prima, si è compreso
che l'omicida che li ha uccisi, andando a 160 km orari, in una stradina piccolissima, eccetera, 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 aveva appena 3 settimane prima tentato di uccidere in pubblica piazza, accoltellandolo, un ragazzo alla presenza di almeno 40 persone. Sapete che è successo? Che le forze dell'ordine, a cui noi sempre demandiamo tutto, e capirete perché lo sto raccontando, le forze dell'ordine non sono riusciti a fare chiarezza, se non appena poche settimane fa, perché nessuna di quelle 40 persone ha collaborato con le forze dell'ordine e con i magistrati. E allora un problema che riguarda tutti. Come glielo spieghiamo ai genitori dei piccoli Alessio e Simone, che se qualcuno di quelle 40 persone avessero parlato, quel delinquente sarebbe finito in galera prima di uccidere i loro figli? Come glielo spieghiamo? Ecco perché concludo così. Appello, facciamo semplicemente il nostro dovere. Un giornalista ha l'obbligo di raccontare. L'articolo 21 della Costituzione per me è il più bello della nostra carta costituzionale, ma non è soltanto il diritto del giornalista a informare, è soprattutto il diritto del cittadino a essere informato, perché quando sarete informati potrete scegliere da che parte stare. E allora grazie a eventi come questi, grazie a modelli come Cittadino, ma se